Buongiorno a tutti, io sono Matteo Cavallini, sono il responsabile dell'area sicurezza e sistemi informativi di Consip e appunto mi occupo sostanzialmente da 15 anni di sicurezza informatica e di informatica in generale nell'ambito sia della pubblica amministrazione sia del privato. Noi ci siamo trovati in una condizione molto particolare. A luglio 2013 Consip è andata incontro a un importante cambiamento societario, c'è stata una scissione dell'azienda che ha visto circa metà delle risorse interne essere scorporate e poi fuse con un'altra società pubblica che è Sogei. Questo cambiamento importante ha portato anche delle conseguenze sul piano IT, in quanto precedentemente Consip era in grado di utilizzare parte delle infrastrutture informatiche del Ministero dell'Economia. A seguito della scissione ha dovuto creare un proprio sistema IT completamente indipendente da quello del MEF e di Sogei. Quindi noi siamo passati sostanzialmente dall'avere un'infrastruttura IT poggiata su 90 server fisici, nessuno dei quali era di proprietà di Consip, a un'infrastruttura totalmente virtuale, virtualizzata, basata appunto su 60 macchine virtuali che gestiamo direttamente noi. Questo passaggio è stato un passaggio molto complesso da gestire perché oltre all'approccio alla virtualizzazione ha comportato anche una completa rivisitazione di quello che era il parco applicativo interno. E quindi abbiamo dovuto sostanzialmente eliminare una serie di tecnologie che non erano più adatte a quello che era la nuova realtà di Consip e quindi abbiamo operato una grande semplificazione dal punto di vista dei prodotti, delle licenze e delle infrastrutture e quindi abbiamo appunto approcciato alla virtualizzazione. Subito dopo abbiamo fatto una gara con la quale abbiamo scelto un fornitore che ci offrisse dei servizi cloud e di connettività e che quindi ci permettesse di erogare i nostri servizi in una logica appunto cloud consumer, cloud provider. Tutto questo percorso è stato un percorso dettato da tempi che ci erano in qualche modo imposti da questa variazione societaria e quindi è stato fatto con dei tempi molto, molto stretti. E siamo riusciti a operare tutte le varie migrazioni e quindi sostanzialmente adesso siamo in una condizione di avere i nostri sistemi informativi che sono sostanzialmente un cloud ibrido che si ottiene dalla composizione di una componente cloud privata che viene comunque gestita al nostro interno e direttamente da voi e da noi e viene sostanzialmente integrata con una componente di cloud pubblico che viene erogata da un fornitore appunto che è stato a suo tempo scelto con una gara e che sostanzialmente ci consente di avere un virtual data center remotizzato e dal quale appunto eroghiamo una serie di servizi ai nostri utenti. Dopodiché abbiamo anche una significativa quota parte di servizi che vengono erogati, che sono stati acquistati da noi e che vengono erogati in modalità software as a service. Da questo punto di vista, diciamo, la posta elettronica è uno dei servizi principali che vengono erogati in questa modalità, in questo caso utilizziamo una convenzione Consip, quindi siamo clienti
di noi stessi. Noi cerchiamo sempre di usare estensivamente, da sempre, le convenzioni CONSIP per ovvie ragioni di opportunità e anche però di efficienza e di capacità di esecuzione. E questo, diciamo, viene affiancato, quindi l'approccio software as a service della posta elettronica viene affiancato da ulteriori servizi che sono appunto il protocollo informatico piuttosto che la conservazione sostitutiva, piuttosto che servizi IT che, diciamo, anche se non vengono erogati direttamente all'utente finale, però per noi sono, diciamo, dei servizi che sono da noi richiesti e erogati dai vari fornitori in questa modalità, cioè mettendoci a disposizione un ambiente cloud nel quale viene sostanzialmente a essere installata una applicazione che ci consente di gestire completamente tutto un ambiente che è interamente gestito dal fornitore. Quindi sostanzialmente noi fruiamo di questo servizio e diciamo, mettiamo dati e utilizziamo il servizio. Al momento è molto limitato, stiamo approcciando alcune diciamo, tematiche sperimentali con questo tipo di approccio, anche perché sostanzialmente la maturità delle varie soluzioni sta recentemente aumentando e tipicamente noi non abbiamo le esigenze che sono state per prime smarcate con questo tipo di approccio, quindi sostanzialmente penso a Salesforce piuttosto che altri servizi che sono sul mercato che hanno questo tipo di approccio e che diciamo, sono arrivati a maturità più rapidamente. E quindi per noi questo è un tema sul quale stiamo facendo una serie di sperimentazioni e che diciamo, stiamo approcciando e guarderemo un pochino il futuro. Prima dell'avvento del cloud bisognava creare dei sistemi informativi che coprissero tutte le esigenze possibili in termini di capacity planning, quindi di volume di connessioni e di servizi erogati, e quindi dimensionare l'interno del servizio, quindi tutta l'infrastruttura a supporto del servizio, in modo da sostenere il carico massimo. Inoltre, diciamo, anche quando ci si rivolgeva a soggetti esterni, quindi con delle forniture di tipo di outsourcing, questo tipo di dinamiche per il calcolo del dimensionamento e per l'erogazione del servizio stesso dovevano comunque essere sempre effettuate. Questo sostanzialmente si riverberava in una serie di aspetti, diciamo, negativi e sostanzialmente erano diciamo, i tempi di predisposizione di un'infrastruttura erano estremamente lunghi, erano onerosi, presupponevano il fatto che ci fosse una logistica in grado di non solo accogliere ma consentire la gestione di queste infrastrutture e poi sostanzialmente immobilizzavano delle quote di capitali anche a fronte di situazioni che potevano anche variare rapidamente. Se un'esigenza cambiava o decadeva, ormai l'investimento era stato fatto e quindi sostanzialmente l'infrastruttura rimaneva a prescindere dalla vita poi del servizio che veniva erogato su di essa. Con il cloud computing questo scenario è completamente cambiato, il rapporto diciamo, tra il cliente, il cloud consumer e il cloud provider è un rapporto molto più dinamico, i servizi che vengono
costruiti presuppongono il fatto che il cloud provider abbia un'infrastruttura esistente che viene a essere costruita in una logica di multi-tenancy, quindi una infrastruttura che viene, diciamo così, affettata e affittata a una serie di clienti e che mantiene un isolamento logico tra i vari clienti. Questa soluzione intanto garantisce la possibilità di scalare in alto o in basso a seconda delle esigenze, quindi se il mio servizio cresce nel numero di utenti e nel numero di connessioni che devono essere erogate per unità di tempo, diciamo, io semplicemente aprirò il contratto e attiverò diciamo, scalerò in alto. Qualora invece non fosse più necessario, io posso serenamente scalare verso il basso. E tutto questo, diciamo, semplicemente con diciamo, degli accordi contrattuali, con delle clausole contrattuali, quindi non presuppone delle attività tecniche o comunque delle attività di modifica dell'infrastruttura. E questa cosa garantisce oltretutto anche proprio delle caratteristiche di elasticità, quindi nel corso dell'erogazione del servizio io posso, l'infrastruttura mi garantisce di diciamo, essere in grado di rispondere anche a dei picchi di richieste che possono presentarsi nel corso dell'erogazione. Tutto questo, dicevo, appunto, ha cambiato un po' le modalità di erogare i servizi. Da questo punto di vista, Consip, che sostanzialmente è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e che appunto ha come mission quella di mettere i propri servizi al servizio delle pubbliche amministrazioni per riuscire a razionalizzare i propri acquisti e a comprare beni e servizi in maniera più economica e più efficace, ha approcciato questo nuovo schema di realizzazione delle proprie infrastrutture IT proprio cavalcando il cloud. Dal punto di vista dei benefici quindi di questo tipo di approccio, appunto, abbiamo potuto diciamo, fruire di tutti quei benefici, quindi dell'elasticità, della possibilità di costruire dei servizi in tempi molto più rapidi rispetto a prima, di non dover fare delle scelte di infrastruttura che poi in qualche modo si riverberavano per tempi lunghi sulla gestione, ma quindi no, poter fruire, avere a disposizione un'infrastruttura solo nel momento in cui serviva. Dal punto di vista costi-benefici è evidente che questo è un approccio che aumenta l'efficienza e sostanzialmente diciamo, porta dei risparmi e dei recuperi di efficienza. Da questo punto di vista voglio aggiungere una notazione importante per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni. Noi abbiamo fatto questo passaggio prima che Consip diciamo, facesse delle convenzioni e degli accordi quadro per l'erogazione di questo tipo di servizi, quindi noi ci siamo mossi in maniera diciamo, autonoma. Adesso esistono degli strumenti Consip che consentono di acquistare alle pubbliche amministrazioni di acquistare servizi sia di software as a service che di platform as a service che di infrastructure as a service, oltre che servizi di sicurezza sempre in modalità as a service. E questi strumenti consentono, diciamo, alle pubbliche amministrazioni di andare ulteriormente ad ottimizzare
quei tempi che noi, appunto, come dicevo prima, siamo stati costretti in qualche modo a forzare, diciamo, a riuscire ad ottimizzarli. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, i benefici del cloud computing sono ulteriormente di questo approccio al cloud computing e di questa, se vogliamo, proprio migrazione di servizi verso questa modalità di erogazione, sono ulteriormente aumentati dal fatto che adesso esiste per le pubbliche amministrazioni uno strumento che rende molto agevole e economico il passaggio al cloud. Esiste poi, diciamo, un problema in senso generale nella, diciamo, gestione geografica dei dati, questo mi riferisco sempre un po' al discorso protezione dei dati personali, in quanto appunto tipicamente i grandi cloud provider sono, diciamo, distribuiti geograficamente in maniera molto globale e quindi diciamo, i dati e i dati personali in particolare potrebbero essere distribuiti anche in paesi fuori dalla Unione Europea o in paesi nei quali l'Unione Europea non ha degli accordi che consentono, no, il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Questo ovviamente deve essere diciamo, valutato e indirizzato prima di sottoscrivere il servizio. È evidente che per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, il fruire di no, contratti che vengono messi a disposizione da Consip rende queste valutazioni smarcate diciamo, a priori. Dal punto di vista, diciamo, quindi degli aspetti più prettamente introdotti da questo nuovo approccio, fondamentalmente c'è uno spostamento del focus dalla gestione dei sistemi informativi al governo. Quindi sostanzialmente al di là di problematiche tecnologiche, che comunque devono essere affrontate e risolte, nel senso che non tutte le applicazioni e non tutte le infrastrutture sono cloud ready, no? E quindi in molti casi va fatto un'operazione, no, di proprio di cloud enabling, no? Di abilitazione all'uso del cloud. Ma dal punto di vista anche proprio delle competenze interne, di come sono composti i team che poi gestiscono l'informatica all'interno di un soggetto, si passa dall'avere all'interno, no, le persone che materialmente fanno le operazioni di gestione dell'infrastruttura a una parziale sostituzione o comunque un affiancamento di competenze che sono invece più legate al governo di una fornitura e quindi, fornitura IT ovviamente, e quindi sostanzialmente competenze che sono legate alla conoscenza di standard quali ITIL, COBIT e quant'altro, proprio perché diciamo, l'approccio con il fornitore deve essere improntato a questo tipo di modalità che sono in qualche modo strutturate e non più, diciamo, passatemi il termine, artigianali. Molto si è discusso poi del tema sicurezza dei dati e delle applicazioni in ambito dei servizi cloud e diciamo, da questo punto di vista diciamo, l'approccio cloud ha sempre in qualche modo sortito diciamo in qualche modo delle paure no? Proprio di perdita di controllo.
In parte è vero, però è vero solo in parte, nel senso che se si pensa alle realtà nelle quali poi diciamo, vengono gestiti i sistemi informativi interni non solo delle pubbliche amministrazioni ma anche del privato, ci si scontra, si incontrano e ci si scontra con delle realtà che sono, diciamo, non il massimo dell'efficienza e della pulizia gestionale. Faccio un esempio su tutti, per quanto riguarda le politiche di patching, insomma, pensare di riuscire avere dei livelli di sicurezza accettabili o comunque valutabili senza avere delle politiche di patching e di evoluzione delle major release dei sistemi operativi piuttosto che delle infrastrutture estremamente efficienti, quindi con delle finestre temporali di applicazione estremamente basse, e parlo no, di finestre temporali che siano ben al di sotto del mese, è del tutto privo di fondamento. E io, diciamo, per quella che è la mia esperienza sul campo, vedo che non sono molte le realtà che possono vantare questo tipo di efficacia ed efficienza su questi aspetti. È evidente che un servizio cloud offre dei vantaggi che sono assolutamente eccezionali da questo punto di vista. Cioè il cloud provider, non, un cloud provider serio è normalmente certificato ISO 27001 sulla sicurezza, ha delle una piattaforma di patch management che garantisce che tutti gli ambienti siano aggiornati all'ultima patch disponibile, consente di avere una serie di vantaggi proprio nella gestione dell'infrastruttura che consentono poi al cloud consumer, a chi utilizza quel servizio cloud, di concentrarsi sugli strati di propria pertinenza, quindi sulla gestione delle identità, sulla sicurezza applicativa, su tutti strati che sono, diciamo, in qualche modo più di pertinenza del cloud consumer. Da questo punto di vista mi corre l'obbligo di ricordare proprio che diciamo, uno dei temi tra i più sottovalutati, ma tra i più importanti per quanto riguarda la cloud security, è proprio il tema della gestione dell'identità. Cioè, siccome i cloud provider possono essere più di uno e diciamo, gli utenti interni devono poter gestire e fruire dei servizi cloud erogati da più cloud provider, è assolutamente necessario che il cloud consumer si faccia carico di una gestione delle identità che sia assolutamente robusta e che presupponga delle politiche standard con le quali i cloud provider possono interfacciarsi e diciamo, in qualche modo ereditare tutta la gestione dell'identità degli utenti. Questo è assolutamente una condizione, un prerequisito fondamentale, perché altrimenti si perde il controllo degli utenti, delle utenze e delle identità all'interno dell'azienda e da questo punto di vista si possono seriamente degradare i livelli di sicurezza. In ogni caso, per chi fosse interessato ai temi diciamo, più strettamente legati alla cloud security, Consip ha pubblicato un quaderno specifico che ho scritto sulla cloud security che diciamo, spiega diciamo, mette in evidenza dai rischi alle soluzioni
tutti i vari aspetti che impattano, diciamo, in maniera che possono impattare e che possono in qualche modo condizionare l'approccio cloud di una pubblica amministrazione o di un soggetto privato. Per quanto riguarda poi, diciamo, un po' alzando lo sguardo e guardando un pochino al prossimo futuro e a quelle che possono essere le possibili evoluzioni ulteriori di questo approccio, troviamo un panorama estremamente interessante. L'approccio cloud sta radicalmente cambiando a questo punto non più solo l'infrastruttura, ma il modo in cui vengono scritte le applicazioni, creati gli ambienti e fruiti i servizi. Parlando di quelle che sono poi diciamo, le difficoltà e le problematiche che appunto l'approccio cloud comporta, sostanzialmente diciamo, l'approccio di conformità normativa è uno di quelli, appunto, come ricordavamo, che ha diciamo, più impatto, un impatto diretto immediatamente percepibile, e quindi da questo punto di vista noi abbiamo deciso sostanzialmente di andare a intanto, diciamo, limitare il problema diciamo, della esportazione dei dati facendo riferimento a un cloud provider nazionale. Successivamente, diciamo, abbiamo scelto il cloud provider con una gara nella quale i prerequisiti erano appunto stati evidenziati in modo che diciamo, i cloud provider che partecipavano alla gara stessa fossero diciamo, in grado di dimostrare attraverso certificazioni e diciamo, approcci in qualche modo tangibili il rispetto degli standard internazionali e delle normative nazionali. Dopodiché abbiamo, diciamo, ci siamo strutturati al nostro interno con una serie di misure che abbiamo ritenuto essere quelle più corrette per adempiere alla normativa sulla protezione dei dati personali in questo nuovo contesto, e dopodiché abbiamo chiesto a una società esterna di effettuare un assessment sulle scelte che avevamo effettuato proprio per far valutare con un occhio esterno questo tipo di scelte. È evidente che diciamo, alcuni strumenti sono puramente, diciamo, organizzativi, quindi dalla nomina del cloud provider come appunto responsabile del trattamento dei dati, piuttosto che lo smarcare correttamente diciamo, la parte di nomina e gestione degli amministratori di sistema, a componenti che invece sono più tecnologiche e che quindi prevedono la possibilità di effettuare audit, di avere log a disposizione, di fare un estensivo uso della cifratura dei dati, qualora, diciamo, vi siano dei set di dati che sono importanti sia nel campo, diciamo, della conformità normativa, quindi dati personali o dati personali sensibili, sia invece dal punto di vista proprio della gestione del rischio. E quindi se questi dati sono in qualche modo
critici per quanto riguarda la mission aziendale. E quindi diciamo, questo insieme di misure tecnico-organizzative ci ha consentito no, di superare diciamo, e di affrontare positivamente quelle che erano diciamo, le principali problematiche. Dal punto di vista poi diciamo, più tecnologico, le problematiche che ci siamo trovati ad affrontare sono state sostanzialmente diciamo, quelle relative, come accennavo prima, alla gestione delle identità e quindi il mettere in piedi un sistema interno di gestione delle identità e di gestione degli utenti che fosse in qualche modo gestito interamente da noi, e che diciamo, fosse una struttura abilitante per quanto riguarda poi l'utilizzo dei vari servizi cloud, che in maniera diciamo, automatica e trasparente rispetto agli utenti trasferisse no, queste verifiche dell'identità ai vari cloud provider. Inoltre, diciamo, dal punto di vista infrastrutturale ci siamo dovuti diciamo, attrezzare con delle connettività che fossero in grado di supportare la remotizzazione di questi servizi e quindi diciamo, anche qui arricchire diciamo, e costruire la parte diciamo, ancora sotto il nostro diretto controllo della parte IT, costruirla appunto come un hub che fosse in grado di connettere tutti questi vari servizi esterni, gestendone la connettività in sicurezza, quindi con canali cifrati, ridondati, opportunamente carrozzati e diciamo, sufficientemente monitorati. Inoltre, diciamo, dal punto di vista del rispetto degli SLA, noi abbiamo iniziato un percorso di diciamo, arricchimento della nostra componente interna con dei sistemi che sostanzialmente svolgono la funzione di Application Performance Monitoring, che sono in grado appunto di misurare in tempo reale tutte le varie componenti IT e quindi sostanzialmente avere una diretta rispondenza di quello che il cloud provider sta effettivamente erogando. E quindi sostanzialmente noi siamo nella condizione di capire momento per momento le nostre applicazioni come stanno performando e gli eventuali problemi se sono da imputare a componenti che sono sotto il nostro controllo o se sono invece componenti che sono diciamo, erogate come servizio dal cloud provider e in questo caso no, gestire tutto le modalità no, di escalation e di gestione no, dei service level agreement in presenza di problemi. Quindi sostanzialmente diciamo, le tipologie di problematiche che si aprono con l'utilizzo del cloud variano no, da aspetti legali, organizzativi e tecnologici. E le contromisure in generale, ma anche quelle che ha adottato Consip, devono seguire di conseguenza. Quindi si adottano contromisure, noi abbiamo adottato delle contromisure organizzative, legali e tecnologiche proprio per diciamo, mitigare i vari problemi e i vari rischi connessi. Dal punto di vista invece di
Consip come diciamo, soggetto che predispone contratti per la pubblica amministrazione, appunto le convenzioni Consip sul cloud computing sono state strutturate proprio con questo tipo di garanzie a cui facevamo riferimento prima, no? La presenza dei centri servizi sul territorio nazionale, il fatto che il cloud provider fosse certificato ISO 27001 e via di seguito, con tutte le varie declinazioni organizzative e diciamo legali. È evidente che, come tutti i fatti della vita, poi no, non ci siano solo benefici. È evidente che, diciamo, il passaggio al cloud computing comporta anche, diciamo, il riuscire a gestire delle problematiche che sono fondamentalmente diverse rispetto a quelle che, diciamo, normalmente con un IT più tradizionale si era ormai abituati a dover gestire. Fondamentalmente, diciamo, il rischio che diciamo, si deve gestire e che è necessario sia valutare che diciamo, in qualche modo appunto, gestire, è un rischio fondamentalmente differente. Diciamo, il fatto che in qualche modo l'infrastruttura e diciamo, tutto ciò che adesso è collegata sia diciamo, nelle mani e nella gestione di un soggetto terzo apre una serie di problematiche nuove che sono legate principalmente alle capacità di governo, alla gestione degli SLA, e in qualche modo, e per alcuni versi, anche alla conformità normativa. Diciamo, la capacità di contemperare gli obblighi privacy di protezione dei dati personali e l'approccio cloud pone una serie di riflessioni che sono abbastanza importanti. Tanto che appunto la legislazione sulla privacy sta diciamo, è in divenire anche proprio per diciamo, recepire e gestire questi nuovi approcci IT che diciamo, hanno cambiato. Pensiamo a quello che il cloud computing ha comportato diciamo, nei confronti dell'utente finale, no? Quindi i grandi cloud provider, Google, Apple, Amazon e chi più ne ha più ne metta, hanno completamente cambiato lo scenario di come vengono gestiti i dati degli utenti finali. E quindi sostanzialmente un approccio di conformità normativa va attentamente pensato e va diciamo in qualche modo indirizzato. Vanno indirizzate tutte le problematiche relative alla gestione degli SLA, perché poi diciamo, il cloud provider fa una serie di valutazioni che sono relative all'economia di scala, quindi sostanzialmente bisogna un po' dimenticare l'approccio, no, facendo un parallelismo, l'approccio sartoriale per un approccio più vicino al prêt-à-porter, quindi sostanzialmente dei servizi che sono non più ritagliati esattamente sulle esigenze espresse dal singolo soggetto, ma delle esigenze comuni che vengono tradotte in Service Level Agreement, la cui scelta e il cui posizionamento deve essere opportunamente valutato in sede contrattuale.
Per quanto riguarda a questo punto lo sviluppo dei servizi che abbiamo realizzato in ambito cloud, a questo punto noi stiamo guardando con molto interesse a quello che diciamo sono il futuro dei servizi cloud e stiamo già diciamo, cominciando ad approcciare degli sviluppi di applicazioni che stiamo portando avanti proprio in questi giorni, con una logica nuova, una logica che presuppone l'utilizzo di container, quindi un approccio al cloud che passa attraverso degli orchestratori e quindi attraverso fondamentalmente un approccio OpenStack. Questo tipo di approccio e quindi diciamo verso un centro servizi che è completamente, si dice software defined, ci consentirà di avere un ulteriore grado di flessibilità e sostanzialmente di gestire le nostre applicazioni in maniera molto più efficace e flessibile, quindi sostanzialmente andare a operare delle modifiche, diciamo, andando in qualche modo a incidere solo ed esclusivamente su parti specifiche dell'applicazione, perché diciamo, l'applicazione verrà approcciata, analizzata e scritta in una logica a microservizi con una logica di infrastruttura sottesa che diciamo, fa uso di un approccio che è quello verso il quale si sta sempre di più tendendo, che è l'utilizzo di container e l'utilizzo di orchestratori che consentono di plasmare l'infrastruttura sulla base delle necessità. Questa modifica di logica che stiamo portando avanti al momento è una logica che stiamo approcciando sulle cose più nuove che stiamo facendo e probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo per diciamo, rendere tutta l'infrastruttura adeguata a questo tipo di approccio, però è un percorso che abbiamo iniziato e diciamo, siamo convinti che questo tipo di approccio diciamo, sia estremamente utile per garantire da un lato un ulteriore recupero di efficienza e un contenimento dei costi, dall'altro creare un'infrastruttura che sia in queste condizioni il più possibile affidabile e diciamo, a prova di, diciamo, a favore della business continuity e quindi che sia in grado di erogare diciamo, in maniera costante e a tempi di attesa e tempi di erogazione dati anche in presenza di problematiche che possono sempre emergere sulla rete e sull'infrastruttura. Da questo punto di vista noi stiamo facendo un ulteriore passaggio evolutivo al nostro interno e quindi ci sono delle risorse che si stanno, diciamo, skillando su questo tipo di approcci. Abbiamo, diciamo, un rapporto dialettico importante con alcuni fornitori che si occupano dello sviluppo di queste applicazioni e quindi abbiamo riflettuto insieme a loro per stabilire, no, il nuovo scenario, le modalità con le quali viene gestito il codice, quindi sostanzialmente con un passaggio all'automazione del versioning, della compilazione e poi del passaggio in esercizio delle varie componenti. Questo proprio come presupposto, no, per questa modalità evolutiva. Quindi sostanzialmente
diciamo, da questo punto di vista, le linee di tendenza di evoluzione che del nostro IT sono a favore di un incremento dell'automazione in tutte le fasi di verifica del codice di compilazione e di passaggio in esercizio e quindi sostanzialmente con una maggiore capacità di monitoraggio e di valutazione di quelle che sono no, le criticità che si porta dietro ogni applicazione. Dal punto di vista dell'infrastruttura, no, questa maggiore automazione comporta poi anche la capacità di diciamo, andare a gestire delle componenti che sono autoconsistenti all'interno, appunto, come dicevo prima, di container. Che possono appunto essere inserite e dismesse all'interno dell'infrastruttura, messe diciamo online in maniera molto più rapida e veloce e automatica di quanto non sia adesso. I tempi diciamo di rilascio di questi primi approcci, di queste prime applicazioni che stiamo rilasciando sono abbastanza vicini, nel senso che nell'arco di 6 mesi dovremmo riuscire a rilasciare le prime 2 applicazioni fatte in questa logica e quindi sostanzialmente sono un passaggio effettivo verso questo ulteriore step di evoluzione dei sistemi informativi interni. Per quanto riguarda poi il resto che fortunatamente appunto non è legacy, nel senso che comunque è tutto diciamo, virtualizzato e gestito in maniera diciamo, abbastanza moderna, ma insomma l'idea è quella di procedere nei vari step di ammodernamento seguendo poi quelli che sono i requisiti utente, quindi gli approcci no, di sviluppo che derivano dalle mutate esigenze degli utenti, andando a in qualche modo ribaltare diciamo, questi nuovi approcci sulle realtà che sono in questo momento già in essere, quindi fatte con una logica precedente.